come recita uno dei nostri striscioni, alcuni italiani non si arrendono. Noi siamo quegli italiani che non si arrendono a veder morire la propria città e che non si accontentano di ricevere delle rassicurazioni da chi ha il compito e il dovere di amministrare nel modo migliore la propria città e la nostra città. Allora il sindaco Sala sappia che noi abbiamo potuto verificare che da quando comunque l'amministrazione comunale ha ripristinato un cancello non si può parlare di messa in sicurezza della struttura, perché ancora clandestini scavalcano come gli spacciatori, così come le ragazze che vanno a cercare una dose all'interno di quella struttura, scavalcano ed entrano in modo abusivo al Palasharp. Quindi fino a quando non vedremo che quella struttura viene completamente sgomberata da chi lì non dovrebbe neanche starci, fino a quando non si procederà da parte del governo al rimpatrio degli immigrati, questa clandestini sul nostro territorio, questa battaglia non avrà fine. Torneremo ancora nel quartiere nelle prossime settimane, già da lunedì vi annunceremo la prossima iniziativa di Casa Pound affinché ci si possa riprendere il Palasciati, il quartiere e tutta la città di Milano. Diciamo che è bastato annunciare un presidio a Lampugnano proprio contro il degrado e l'abbandono, il fatto che il Palasciati sia diventato un luogo dormitorio per clandestini e ricovero per criminali e prostituzione. È bastato questo annuncio affinché l'amministrazione Sala si svegliasse dal torpore che ormai dura dal 2011. Questa mattina Sala è venuto proprio verso la struttura del Palasharp per annunciare che l'amministrazione comunale completerà la messa in sicurezza della struttura, perché sostengono di averla iniziata già nelle ultime due settimane, e entro fine anno si concluderà il bando per assegnare la struttura ad un privato che la dovrà gestire. Bene, come ho detto anche durante il nostro intervento, questa è una bella notizia, ci fa piacere che l'intervento di Casa Pound abbia portato a una risoluzione, a un'annunciata risoluzione del problema, ma noi non ci accontentiamo delle promesse, quindi saremo vigili e continueremo questa battaglia affinché comunque il Palasharp venga sgomberato dai clandestini che non hanno titolo di stare in quella struttura, che non hanno titolo di stare nella nostra città, e che quindi il governo poi proceda con i rimpatri di chi qui non, appunto, non ci deve stare. Una volta messa in sicurezza poi andremo a verificare che veramente l'amministrazione faccia questo bando e restituisca il Palasharp ai legittimi proprietari, che sono i milanesi. Il fatto che Sala si sia svegliato e sia venuto solo oggi presso la zona di Lampugnano, in particolare presso il Palasharp, la dice lunga su quanto abbia poca percezione della realtà milanese, perché ormai Milano è una città dormitorio per tanti clandestini in diverse parti e in diversi quartieri, non soltanto in quelli periferici ma anche in quelli centrali. Basti pensare alla stazione centrale, che nonostante i diversi blitz fatti anche nel corso degli ultimi due anni dalle forze dell'ordine, torna ad essere, a distanza di poche ore da questi blitz, comunque un centro di accoglienza a cielo aperto, cosa che ormai va avanti da anni, che è un'altra delle cose intollerabili. Quindi io dicevo, noi ci rivolgiamo all'amministrazione comunale perché ponga rimedio rispetto a queste situazioni di abusivismo, ma anche al governo, perché non è sufficiente sgomberare i centri di accoglienza cacciando fuori chi non ha titolo per stare all'interno dei centri di accoglienza e riversarli nelle strade delle nostre città, perché questo non fa che aumentare i problemi di sicurezza, di degrado e di abbandono della città. E che questo Sala non lo rivendichi nel modo corretto e non faccia quello che spetta l'amministrazione comunale per ridare dignità a questa città, è perché evidentemente Sala è troppo abituato a chiudersi nelle stanze del comune senza uscire per i quartieri della città che amministra. C'è dentro di me.